Ciao a tutti e bentornati da Bear Strong. Quest'oggi vi parlo di un film che è arrivato direttamente su Disney Plus. Sto parlando di un'ennesima trasposizione di una famosa fiaba. In questo caso si tratta dell'ultimo live action della Disney. Sto parlando di Pinocchio. Attenzione però, perché quello di cui vi andrò a parlare è il live action Disney, mentre sempre durante quest'anno dovrebbe uscire un altro film in stop motion diretto da Del Toro. Detto ciò, possiamo iniziare. In regia Robert Zemeckis e nel cast Tom Hanks, Cynthia Erivo e Luke Evans. La trama è quella che noi tutti conosciamo. Geppetto, ovvero un uomo che scolpisce dal legno e crea dei burattini, che improvvisamente, dopo aver scolpito un pezzo di legno, ha cercato di ricreare un bambino di legno e improvvisamente questo bambino di legno si inizia ad animare, ma non solo si muove, inizia anche a parlare. Ed è da lì che inizierà la storia di Pinocchio, questo bambino di legno con Geppetto che in pratica farà suo padre. Questa è una fiaba che è stata trattata in tantissime altre pellicole in precedenza e quindi non era facile portare ancora una volta in scena una fiaba di questo tipo, anche perché, come vi ho detto, ne uscirà anche un'altra durante l'anno corrente. Allora perché andare a guardare questo Pinocchio? Questo ennesimo film live action Disney? Cos'altro ha da raccontare? Innanzitutto io faccio una premessa. Ultimamente c'è un dibattito riguardo i live action Disney, perché solitamente, quando sono usciti, o venivano fuori troppo simili al classico d'animazione originale, oppure andavano a stravolgere eccessivamente, appunto, il cartone da cui erano tratti. Quindi il pubblico un po' si è spaccato. Io penso che un live action fatto bene debba essere fedele, ma allo stesso tempo introdurre qualche elemento nuovo, anche di approfondimento di qualche personaggio o di qualche dinamica che nel cartone originale mancava. Quindi io sono di quest'idea. Per quanto riguarda questa trasposizione live action, io ero molto curioso perché il regista ha fatto dei lavori eccezionali in passato. Ultimamente i suoi ultimi lavori erano di qualità altalenante, però comunque ero fiducioso anche per il cast, che comunque è importante. Quando ho visto il trailer, Tom Hanks sembrava Geppetto uscito dal cartone e messo proprio in questo film. E invece non ero tanto convinto per l'effettistica generale. Vi dico subito che è molto simile all'originale. Non aspettatevi una pellicola che cerca di raccontare ciò che è successo nella fiaba originale, perché comunque già anche il cartone classico tendeva a stravolgere la storia da cui è tratto. Qui il live action tende a cercare di portare più cose possibili del suo classico. Quindi ci sono tantissime citazioni che rivediamo, tantissime anche canzoni che riascoltiamo, personaggi molto simili e delle sequenze che sono prese dal cartone e messe in questo film. Qualche modifica c'è, io l'ho apprezzata, abbiamo qualche personaggio nuovo che non ho per niente disprezzato. Per quanto riguarda le scelte nuove, vi stavo dicendo, secondo me ce n'è qualcuna sensata e che ho apprezzato durante la visione. Per esempio, qui si viene a scoprire il perché Geppetto vada in mare per cercare Pinocchio. Ecco, questa è una chicca che io ho apprezzato. In alcune circostanze devo dire che ho avuto difficoltà a digerire le canzoni, sono un po' troppe, e anche le rime. Soprattutto nei minuti iniziali di questo film si tende a esagerare con dialoghi che hanno rime da tutte le parti, una cosa che non ho particolarmente apprezzato. La bottega di Geppetto secondo me sta creata molto bene, abbiamo orologi appesi dappertutto, è molto contenuta la sua bottega e secondo me è stato fatto un bel lavoro di ricostruzione. Poi gli orologi sono stracolmi di easter egg. Sono forse più gli orologi con gli easter egg che quelli senza. Gli
Io secondo me penso che abbiano un po' calcato la mano, perché è pur vero che comunque Pinocchio è un cartone animato tra i classici più importanti. Infatti è quello che ha dato comunque la musica all'introduzione del marchio Disney. Gli effetti speciali poi devo dire che dopo la visione sono abbastanza altalenanti. Alcuni mi hanno convinto, alcuni un po' meno. Per esempio abbiamo dei personaggi come il gatto e la volpe che stonano. Oppure lo stesso Pinocchio in alcune circostanze, in alcuni ambienti, non è proprio fuso perfettamente all'interno di essi. Andando invece ai personaggi, Pinocchio comunque è il protagonista, ma io ero curioso di scoprire come veniva gestito il personaggio di Geppetto, ma anche il personaggio della fata Turchina che ha fatto tanto discutere. Andiamo prima a Geppetto. Geppetto è interpretato, come già detto in precedenza, da Tom Hanks. Quindi mi aspettavo che veniva utilizzato come personaggio in maniera un po' più incisiva all'interno della narrazione. Non è così. Praticamente al posto di Tom Hanks ci poteva essere chiunque, visto che il suo personaggio è solo da contorno, non ha un ruolo così forte. Io avrei creato un legame padre-figlio in maniera più forte. Sicuramente si poteva fare di più da questo punto di vista, visto che come attore avevi Tom Hanks. Invece, andando alla fata Turchina, ha fatto tanto parlare di sé perché è stata scelta come fata Turchina Cinzia Erivo, che è un'attrice non solo che non rispecchia la fata Turchina vista nel classico, che era di pelle bianca e addirittura era bionda. Qua abbiamo una fata Turchina che è di colore, ma è anche calva. Quindi ha fatto tanto discutere. Io vi posso dire una cosa: io era una scelta che in parte, diciamo, avevo apprezzato perché Cinzia Erivo è una cantante. Quindi ho detto avranno preso lei perché probabilmente durante la narrazione canterà più volte e l'hanno scelta per questo motivo. E invece no, visto che hai preso Cinzia Erivo che fa anche la cantante oltre che l'attrice, utilizziamola e sfruttiamola di più. Poi alla fine le canzoni ci sono, cantate da altri personaggi, però una volta che avevi coinvolto un personaggio che era già dentro il mondo della musica, perché non utilizzare lei? Poi un altro elemento che mi ha lasciato abbastanza spiazzato è stato uno che vediamo nel Paese dei Balocchi. Ora non entro qui nello spoiler perché ho deciso di fare gli spoiler più avanti del video, però diciamo che abbiamo una presenza che mi ha spiazzato, che andava a suonare un po' con il tutto. Pinocchio secondo me è un buon film, non è totalmente preso dal classico. Abbiamo alcune cose sì che in pratica sono identiche, ma altre con nuovi personaggi che mi sono piaciuti, alcune poche novità che comunque ho apprezzato, non tendono a snaturare l'originale, e soprattutto un finale che ho particolarmente apprezzato perché dà un'altra chiave di lettura dietro alla favola. Quindi il mio voto a questo Pinocchio è un 7. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se l'avete visto, se avete intenzione di guardarlo, se a voi vi è sembrato un film inutile o se invece secondo voi anche lui può dire la sua in mezzo alle tantissime pellicole già uscite su questa importante favola italiana. Quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella notifiche, io ora vado alla sezione spoiler. Quindi se ancora non avete visto il film, andate via e poi magari tornate quando l'avete visto per finire di guardare interamente il video. La sezione spoiler inizia tra 3, 2, 1, via! Ci sono diversi elementi che non mi hanno fatto impazzire in questo film, nonostante il voto positivo, e vado subito a trattarli in questa sezione spoiler. Inizio subito dall'ultimo che ho citato nel video, ovvero quell'elemento nel Paese dei Balocchi. Mi riferivo a questi sorta di mostri o entità di fumo che in pratica si occupano di gestire i bambini trasformati in somari. Questa è una scelta che non ho apprezzato perché è eccessivamente fantasy come impronta in un film che comunque è vero, ha animali che parlano e altri elementi come fate, però comunque, insomma, non così eccessivi come mi sono sembrati questi mostri di fumo. Sempre nel Paese dei Balocchi vi è un'altra scena, una sorta di tour che ho apprezzato all'interno del Paese dei Balocchi. A un certo punto
Pinocchio insieme a Lucignolo entrano in una sorta di stanza dove vengono distrutti tutti gli orologi. Ora, tra i tanti oggetti, cose che potevano distruggere i bambini, perché proprio gli orologi, che è l'unica cosa a cui tiene tantissimo Geppetto? Mi è sembrata una forzatura di livelli incredibili, poi una scelta narrativa che anche questa non ho gradito particolarmente, è stata quando Pinocchio rimane con le orecchie e la coda da somaro. E a un certo punto lui riesce a fuggire insieme al grillo parlante e poi praticamente più in là nel film incontra nuovamente la ragazza che aveva conosciuto durante gli spettacoli di Mangiafuoco e anche la marionetta. Grazie a un gesto di Pinocchio nel capacitarsi del fatto che non vuole andare a fare gli spettacoli con questa ragazza e la sua marionetta, ma no, vuole andare a cercare di salvare suo padre. Ecco, questa sua decisione permette alle orecchie e alla coda di scomparire per magia. Ora, per carità, il significato ci sta, cioè alla fine lo comprendo, però anche questa è una scelta che secondo me poteva essere gestita in maniera diversa. Prima di chiudere, ritorno sul fatto di Geppetto che si scopre perché è andato per mare. Il paese dei Balocchi è su un'isola, quindi Geppetto, grazie anche a un nuovo personaggio, gli consegna il volantino del paese dei Balocchi. Lì lui capisce che Pinocchio può essere andato lì. Certo, siamo sempre in una favola, ragazzi, perché come fai a capire? Cioè, un uccello ti porta un volantino, però è comunque una favola, quindi ci sta. Quindi da lì lui capisce che Pinocchio può trovarsi lì e parte per cercare di raggiungere Pinocchio il prima possibile. Quindi questa è una scelta che ho molto apprezzato, perché non si è mai capito perché Geppetto fosse finito in mare in maniera casuale, invece in questo caso gli viene dato un senso, quindi è una scelta che ho apprezzato. Detto ciò, quindi fatemi sapere nei commenti anche qui la vostra, magari scrivendo spoiler se volete parlare di qualche scena in particolare che avete apprezzato di diverso rispetto al classico, fatemi sapere giù con un commento, mi raccomando, prima spoiler e poi mi dite la vostra. Detto ciò, io vi saluto e al mio prossimo video. Ciao!